prova di forza della Juventus, che passa 2-0 a San Siro contro il Milan e si riporta a più 6 sul Napoli, decidono Mandzukic e CR7, che vince anche la sfida a distanza con Higuain. Continua il momento positivo di Allegri, che a Coverciano vince la panchina d'oro 2017-2018. Nel calcio conta essere efficaci, non divertenti, sottolinea il tecnico della Juve, che poi ringrazia anche lo staff. È il suo quarto riconoscimento da Coverciano, staccati Capello e Conte. In Premier il Chelsea di Sarri pareggia, ma il tecnico italiano entra nella storia. È il primo allenatore all'esordio nel campionato inglese a rimanere imbattuto nelle prime 12 partite. Intanto da Coverciano Conte annuncia: tornerò solo a giugno. Buonasera, buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TMV News, un'edizione ricca di contributi, di interviste e di pareri da parte degli allenatori. Come avete sentito nei titoli, Massimiliano Allegri vince la panchina d'oro a Coverciano, la panchina d'oro per la scorsa stagione. Tra poco torneremo a parlare e sentiremo e anche vedremo le dichiarazioni da parte del tecnico della Juventus. Ripartiamo proprio dalla Juventus, che vince a San Siro contro il Milan, un 2-0 che non lascia speranze ai rossoneri, che chiudono anche con l'espulsione di Gonzalo Higuain. Ne parliamo qui in studio con Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben trovato. Buonasera, buonasera. E con Raimondo De Magistris. Ciao Tommaso, buonasera. Raimondo De Magistris, al quale chiedo subito il 2-0 della Juventus. Che cosa significa? Che questa squadra, la squadra bianconera, è inarrestabile almeno nel nostro campionato? Sì, sì, lo dicono i numeri, insomma, 11 vittorie e un pareggio sono lì a testimoniare che la Juventus in questo momento è inarrivabile per tutti in Italia, e francamente a San Siro la differenza è stata enorme col Milan, un Milan in difficoltà che ci ha anche provato ma non è mai stato in partita. Ecco, quell'episodio, quel rigore è l'unico momento in cui davvero la gara poteva prendere una piega diversa, ma la Juventus ha sempre dato l'impressione di gestire anche i ritmi della partita, ha accelerato quando voleva, ha decelerato quando voleva e di fatto non ha mai trovato grossi impedimenti da parte dei rossoneri. La Juventus si sta confermando la migliore squadra d'Italia, senza dubbio. Dietro c'è un Napoli che non si arrende, che vince anche nelle pozzanghere, sotto il diluvio, però insomma resta a meno 6, mentre questa squadra bianconera finora ha battuto tutti i record in Serie A. In 12 gare di campionato nessuno aveva conquistato in avvio 11 vittorie e un pareggio, segno evidente che resta una corazzata inarrestabile, che ha fatto bene probabilmente anche la sconfitta di Champions contro il Manchester United per essere più concentrati nel match. Insomma, nulla da dire, ieri la differenza è stata schiacciante tra Milan e Juve. Possiamo vedere anche la pagina di tuttomercatoweb.com con i numeri che ricordava appunto Raimondo De Magistris poco fa. Vado da Ivan Cardia, questa vittoria di San Siro certifica come il passo falso in Champions League sia ormai archiviato. Sì, ormai è chiaro e come giustamente diceva Raimondo potrebbe anche essere utile. L'aveva detto Massimiliano Allegri nell'immediato post partita, quella contro il Manchester United era una sconfitta indolore e chissà che non potesse aiutare i giocatori della Juventus a capire che non ci si può addormentare, che bisogna sempre tenere alta la tensione. È ovvio che Allegri avrebbe preferito una vittoria anche perché sapeva di entrare nel ciclo più complicato dal punto di vista del calendario per la sua Juventus. Un primo ostacolo che era il Milan a San Siro è stato superato, ma ora ci sarà l'Inter, ci sarà il derby col Torino, ci sarà la Fiorentina, ci sono una serie di partite complicate una dopo l'altra nell'immediato futuro per quanto riguarda i bianconeri, e questa risposta di Milano è stata effettivamente una bella risposta a quegli ultimi sciagurati 4 minuti contro il Manchester United. La Juventus è rimasta in partita, l'ha dominata come giustamente diceva Raimondo e l'ha anche chiusa rischiando come al solito di subire, perché poi è chiaro che se Higuain avesse segnato quel rigore tutta la partita avrebbe avuto un altro corso, così non è stato, ma è stato molto onesto anche Gattuso nel post partita nel dire non c'è mai stata la sensazione di poter riprendere la gara. È una Juventus che sta cannibalizzando e rischia di cannibalizzare per tutta la stagione questo campionato di Serie A, e che dimostra che alternative al momento ce ne sono davvero poche al proprio dominio. A tal proposito, tra poco torniamo anche su quel rigore di Gonzalo Higuain, però volevo chiedere a Raimondo in 30 secondi se il Milan, questo Milan, ha ragione Gattuso, ha fatto il massimo in questo momento. Beh, spero di no. Spero di no, perché se questo è il massimo del Milan vorrà dire ritardare per un altro anno l'ingresso in Champions della squadra rossonera, perché va bene la Roma zoppicante, una Roma che deve recuperare, ma insomma mi sembra squadra superiore, anche la Lazio
di questi tempi, magari non vince con le big, perde contro le squadre che sono dinanzi in classifica, però contro quelle che sono alle spalle non perde un colpo, e questa alla lunga in campionato può fare la differenza. Quindi credo e spero che il Milan possa migliorarsi. Ieri secondo me anche tatticamente si è espresso male il Milan, perché nel primo tempo Çalhanoğlu, Castiglieco avevano difficoltà a trovare un ruolo in mezzo al campo. Gattuso più volte ha ripreso l'ex Villarreal che doveva giocare alle spalle di Higuaín, ma spesso si trovava davanti al Pipita. Çalhanoğlu vagava sulla tre quarti ma senza una meta fissa. Credo l'allenatore rossonero ieri ci abbia messo del suo nell'evidenziare questo strapotere della Juventus, e quindi mi aspetto un Milan diverso e sicuramente più forte e competitivo dopo la sosta. Dicevamo, ha lasciato notevoli strascichi anche l'episodio nel quale è stato assegnato il calcio di rigore, poi fallito da Gonzalo Higuaín. Sentiamo che cosa hanno detto due ex arbitri intervenuti oggi a Maracanã, RMC Sport. Sentiamo Mauro Bergonzi e Andrea De Marco. Il minimo sindacale era cartellino giallo, che sacrosanto. Non sono bravo come Luca a parlare, ma in maniera molto concreta. Se in area di rigore un giocatore colpisce il pallone con la mano volontariamente, impedendo a un attaccante di andare verso la porta con una buona occasione da gol, direi che il minimo sindacale cartellino giallo. Già ammonito, meritava il secondo, doveva essere espulso. Questa è la mia sentenza. Andrea De Marco, vai. No, anch'io penso che il cartellino giallo, il calciatore meritasse il cartellino giallo, però nelle configurazioni dette da Marelli, che ha parlato, tra l'altro, come diceva Mauro benissimo, è stato molto bravo nel raccontare subito a caldo l'episodio, però ci poteva essere anche un'altra possibilità, perché ieri abbiamo visto nelle altre partite anche dei falli di mano in area che non sono stati puniti col cartellino giallo, ed era quella in caso in cui il pallone comunque non rimanesse lì, fosse entrato in possesso o del portiere o di un calciatore della Juve, perché dalla dinamica poteva anche schizzare via il pallone. Questo, la certezza non ce l'avremo mai, e probabilmente l'interpretabilità data da Mazzoleni in questa situazione poteva essere questa. È chiaro che rivedendo dalle immagini la cosa più semplice da fare era quella di ammonizione, quindi espulsione per Benatia. Chiaro, occasione da rete, non mi sento di valutarla come tale, perché probabilmente anche io la penso come te, Andrea De Marco. Ed è destinato comunque a non placarsi la polemica intorno alla decisione dell'arbitro, come avete sentito anche i nostri due ospiti ai microfoni di RMC Sport, protagonista in negativo poi in quell'occasione Gonzalo Higuaín, che poi dopo sul finale di gara si è reso protagonista con un cartellino rosso, un'espulsione. La sfida a distanza, la sfida nella sfida, mi rivolgo a Ivan Cardia, tra Cristiano Ronaldo e Higuaín, la stravinta il portoghese non solo per il gol, un passo falso per un grande campione che forse proprio per la sua esperienza poteva evitare quella scenata. Beh, diciamo che ieri sera a San Siro Higuaín ha messo in mostra i due suoi limiti principali che ne hanno condizionato la carriera. Cioè possiamo vedere anche la pagina di tutto il mercato web. Sì, un cattivo rapporto, dicevo, con i calci di rigore. Higuaín non è nuovo ad errori del dischetto, poi è stato bravo Chesney, ma il rigore si poteva calciare meglio. È una certa fragilità a livello emotivo che ha portato il campione argentino, che resta un campione, a perdere la testa e a farsi espellere di fatto da Mazzoleni. Poi ha chiesto scusa, quindi evidentemente si è reso conto di essere andato oltre. La differenza con Cristiano Ronaldo non la scopriamo ieri sera, il portoghese è una macchina. Ieri non ha giocato una delle sue migliori partite in bianconero, ma ha trovato il gol e ha fatto diverse cose utili per la squadra. La Juventus ha fatto un passo in avanti da Higuaín a Cristiano Ronaldo, ma onestamente credo che non devo essere io a dirlo, sono i fatti, sono le due carriere a raccontare che c'è una bella differenza tra il Pipita e CR7. Cambiamo argomento, seppur rimanendo comunque in ottica Juventus. Oggi a Coverciano Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha vinto la panchina d'oro per la passata stagione. Un tecnico, quello bianconero, che ha parlato tra l'altro agli inviati di tutto il mercato web ed RMC Sport. Prima di sentire le sue parole, però, volevo chiedere a Raimondo se questa riconoscimento, il quarto peraltro per Massimiliano Allegri, la quarta panchina d'oro, è meritato o ti aspettavi ad esempio un Maurizio Sarri, che molti invocavano come primo in questa classifica? No, è meritato, perché resta un riconoscimento dato, ricordiamolo, dai colleghi, sì, quindi dagli altri allenatori, in base a quanto fatto nella passata stagione. La Juventus ha vinto, forse il Napoli, anzi senza il forse, secondo me il Napoli ha espresso
un gioco più godibile nella passata stagione, però alla fine con i 95 punti conclusivi la Juve ha avuto la meglio rispetto a un Napoli da record, 91 punti, però insomma l'ha vinta Allegri. Forse mi aspettava, ecco, maggior competizione tra i due, perché poi Sarri si è qualificato secondo insieme a Simone Inzaghi, ma io credo che l'ultima stagione di Sarri sia stata nettamente superiore a quella di Simone Inzaghi, ma insomma hanno votato i colleghi e quindi chi meglio di loro può valutare l'operato di un allenatore. Ricordiamo Allegri primo con 17 voti, Simone Inzaghi e Sarri a pari merito al secondo posto con 8. Andiamo a sentire le parole del tecnico della Juventus proprio a margine della premiazione della panchina d'oro. Massimiliano Allegri della Juventus. Mi chiedo semplicemente innanzitutto la felicità, la contentezza e soprattutto l'orgoglio per questo ennesimo riconoscimento personale che però lei ha voluto condividere con i giocatori e il suo staff. È normale che sia così, anche perché il merito è di loro, dei giocatori, dello staff e della società che mi ha messo a disposizione una grande squadra, lavoro in un ambiente magnifico dove ogni giorno ci mettiamo in discussione per raggiungere e vincere la partita successiva. Questo è il DNA della Juventus. E oggi mi è stato consegnato questo premio che per me è un onore e sono contento. L'umore credo che sia molto migliore di quello di mercoledì sera, oggi non solamente per il premio ma anche per una risposta ieri sera contro il Milan che lei attendeva, credo. Ma sulla partita di ieri sera, che i ragazzi facessero una partita seria, giusta, non avevo nessun dubbio. L'unico dubbio che potevo avere era quello di giocare una partita con le scorie della partita di mercoledì sera, soprattutto per come era venuta la sconfitta. Invece i ragazzi sono stati bravi ad aggredire la partita e a giocarla in modo giusto e serio, sia in fase offensiva che in fase difensiva. È una squadra che ha grande professionalità, tutti i giorni si mette in discussione perché abbiamo gli obiettivi ben chiari davanti a noi che bisogna cercare di raggiungerci, perlomeno cercare di creare presupposti, poi come sempre ci vuole anche un pizzico di fortuna. È marzo il mese in cui riuscire ad arrivare nelle migliori condizioni possibili per essere poi probabili vincitori su tutti i fronti? Probabili vincitori su tutti i fronti no, perché vincere non è la normalità ma è una cosa straordinaria. Ora non consegnano né campionato né Champions né Coppa Italia, ora non viene consegnato nessun premio, nessun obiettivo. Ora si creano presupposti per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. A marzo poi bisogna essere in lotta per il campionato, bisogna iniziare a giocare la Champions, anche se abbiamo ancora da passare il turno, perché matematicamente non siamo ancora passati. E poi abbiamo la Coppa Italia, abbiamo la Supercoppa all'inizio di gennaio e quindi bisogna farsi trovare pronti lì, nel momento che conta, ora non conta niente. Lei è un allenatore di dimensione internazionale ovviamente, però le chiedo, è un caso che da anni sono gli allenatori toscani a primeggiare, nella panchina d'oro non so. Perché magari forse si viene dal mare siamo un pochino più, il salmastro ci tiene un pochino più svegli, bisogna arrangiarsi, poi in Toscana noi ci arrangiamo molto. E questo credo che sia una dote molto importante e poi per il percorso che comunque tutti gli allenatori toscani hanno fatto, perché siamo tutti cresciuti dalla Lega Pro, dalla ex Serie C e abbiamo fatto un percorso di difficoltà tra esoneri. Io sono stato esonerato diverse volte, una volta a Cagliari, due volte a Grosseto, poi una volta mi hanno ripreso. Quindi ho subito anche qualche esonero che mi hanno fatto crescere, perché dalle cose negative deve andare a trarre qualcosa di sempre cose positive. Quindi gli allenatori toscani ci sono sempre stati, continueranno a esserci, si vede la scuola di Coverciano vicina, ci va bene. Sembra quasi superfluo chiedere a Ivan Cardia se è d'accordo con l'assegnazione della panchina d'oro di Massimiliano Allegri, sei d'accordo? Superfluo. Allora andiamo avanti e continuiamo però, perché gli allenatori italiani, non soltanto Massimiliano Allegri, continuano ad essere protagonisti. Ci spostiamo in Premier League dove c'è Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, che continua a stupire. Andiamo nella redazione di tuttomercatoweb.com dove c'è il nostro Marco Frattino che ci racconta tutto. Ciao Tommaso, nella mattinata della panchina d'oro a Coverciano c'è da sottolineare poi che il Made in Italy continua a piacere, soprattutto in Inghilterra, perché Maurizio Sarri ha stabilito un nuovo record e infatti lui, l'allenatore esordiente nel campionato inglese, ad avere una striscia positiva di 12 partite senza sconfitte. È vero che non è al primo posto, c'è il Manchester City di Pep Guardiola, però comunque Maurizio Sarri è lì con il suo Chelsea, continua a lottare per il primato. Tra l'altro continua ad avere successo l'Italia in Premier League dopo Ranieri, che ha vinto col suo Leicester due stagioni e mezzo
mezzo fa, Conte, prima proprio di Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues, e adesso appunto il tecnico ex Napoli. Quindi continua a piacere l'allenatore italiano in Inghilterra. Maurizio Sarri adesso è chiamato comunque a vincere qualche titolo dopo non esserci riuscito comunque nei 3 anni a Napoli. È vero che una sconfitta nella sua esperienza, seppur breve ancora inglese, è arrivata nella Community Shield ad agosto, però quella era la partita di Supercoppa, però in campionato è ancora imbattuto. 12 partite senza sconfitte, Maurizio Sarri adesso vuole continuare ad andare avanti così. A voi la linea. Grazie a Marco Frattino dalla redazione di tuttomercatoweb.com e ovviamente complimenti a Maurizio Sarri. In 30 secondi, Raimondo, te l'aspettavi un Sarri così incisivo con questo impatto in Premier League? No, probabilmente no, ma sorpreso favorevolmente, non che non conoscessimo le doti di questo grande allenatore, però così rapidamente, una realtà molto diversa come la Premier, francamente no. Sta facendo anche molto più turnover, perché la rosa del Chelsea è più ampia e più forte, secondo me, rispetto a quella del Napoli presa singolarmente, quindi complimenti a Sarri. Detto ciò, in questo momento credo che il Manchester City sia leggermente superiore a tutte le altre in quello che è il campionato più difficile e complesso al mondo. Chi invece è in cerca di una panchina è Antonio Conte, dopo i rumors che lo volevano accostato alla panchina del Real Madrid. Oggi, sempre da Coverciano, a margine della panchina d'oro, ha parlato così agli inviati di tuttomercatoweb.com ed RMC Sport. Antonio Conte, che parla del presente, della Juventus, del campionato italiano e anche proprio del suo futuro. Sentiamo. La Juventus può vincere davvero la Champions League, come ha detto Allegri prima sul palco. È veramente l'anno giusto per la Juve, può essere l'anno giusto con Ronaldo. Ma io penso che la Juventus in questi anni si sia attrezzata e migliorata anno per anno, e adesso a livello qualitativo sia una squadra tra le top in Europa e nel mondo, e quindi ha tutte le carte in regola per lottare per la vittoria finale. Come lo trovi il campione italiano, Antonio? Ma il campione italiano lo trovo di livello importante, adesso si è alzato il livello e lo si può vedere anche in Europa. Di questo, ecco, bisogna essere orgogliosi, bisogna continuare su questa strada, continuare a far arrivare altri campioni e non lasciare partite migliori. Un top manager come Antonio Conte potrebbe tornare in Italia? Perché in Inghilterra ha costruito anche una personalità importante, sì. Ci sono tante voci che riguardano anche club molto importanti in Inghilterra, penso al Manchester United. No, per il momento sinceramente mi vedo a casa, su una panchina a casa, e niente, quindi mi sto aggiornando, sto andando a vedere qualche collega, e quindi guardi più aspetterò. Partite del campionato italiano o del campionato inglese? No, guardo un po' tutte le partite dei campionati, sia italiano, inglese, spagnolo, anche estero, argentino. Mi giuro che poi pensa? Ti mollo, la tua favorita per la Champions ad oggi, se c'è? La mia favorita per la Champions, non voglio dirla, ecco, perché sennò... Dine tre. Tre. No, io penso che ci siano 4-5 squadre che possono arrivare fino alla fine. Sicuramente c'è la Juventus, poi c'è il Barcellona, il Real Madrid, il City e il Bayern Monaco. Forse il Paris Saint Germain anche. Mister, il gesto di Mourinho all'Allianz Stadium, no, lei no. Si sente di dire qualcosa, l'avrebbe fatto, non l'avrebbe fatto? Io sono l'ultima persona che può parlare di questo argomento, quindi allora assolutamente. Se il pallone d'oro lo darebbe a Ronaldo o a Modric quest'anno? Ma c'è una giuria di esperti, è giusto che facciano le loro valutazioni e scelgano il migliore. Mister, scusi, soffre a stare fermo o magari stacca anche volentieri in questo momento? Ma in questo momento sinceramente non sento grande necessità di ritornare quanto prima, ecco, quindi mi sto riposando. Comunque ho vissuto annate molto, molto intense, e quindi sto sfruttando questo tempo per ricaricare un pochettino, di ricaricarmi energia positiva, fisica e mentale, per poi ripartire. Ma hai voglia di dire qualcosa sulla questione di Madrid? Ti sei sentito un po' usato? No, assolutamente non c'è da dire niente, anche perché, ripeto, non c'è da dire assolutamente niente, c'è da parte mia la volontà di rispettare il fatto che abbia voglia di riposare, quindi... fino a giugno. Però mai dire mai, un giorno dovesse mai arrivare. Dire mai, sempre nella vita. Comunque mai sicuro dire questo, mai. Cioè non accetterai una panchina in corso? In questo momento quindi, però come ti ho detto, in questo momento non sento questa necessità, però mai dire mai nella vita, può accadere di tutto, anche se
Sinceramente, per un allenatore di livello prendere cose in corsa non è mai bello, magari è meglio aspettare l'inizio di un nuovo corso e di una nuova stagione. Ecco, avete sentito Antonio Conte relativamente al proprio futuro, ha detto non mi sono sentito usato dal Real Madrid e poi ha detto mai dire mai per quanto riguarda il proprio futuro, ci crediamo, ha detto prima aspetta giugno, ci vogliamo credere Antonio Conte? Secondo me sì, anche perché Real Madrid era la grande opportunità, la migliore opportunità possibile, diciamolo chiaramente, se ha detto no al Real Madrid a stagione in corso vuol dire che l'idea di Conte è quella di arrivare alla fine, anche perché in tutto questo il contenzioso milionario con il Chelsea ancora non è stato risolto e quindi credo che Conte ripartirà da giugno. Ti vuoi lanciare in conclusione, Ivan Cardia, su un pronostico? Quale sarà, a tuo avviso, la prossima panchina di Antonio Conte, anche se è difficile dirlo ad oggi? È molto presto, però magari il Real Madrid può tornare ad essere un'opportunità in estate. In questo momento, se no, il Manchester United. Sono sempre queste due le squadre. Chissà che non torni alla carica il Milan. Però ovviamente aspettiamo l'estate. L'ha detto anche lui che vuole aspettare l'estate, quindi restiamo in attesa. Grazie a Ivan Cardia, grazie a te, grazie ovviamente anche a Raimondo De Magistris, grazie a tutti voi per averci seguito e un buon proseguimento di serata.